Noi ci riteniamo più che fortunati già che stiamo alzando la saracinesca e che stiamo aprendo la porta la mattina, perché tanti miei colleghi di altri settori sono combinati proprio male perché è un mese che non lavorano e le spese ci sono lo stesso. Settore pasticceria sta parlando? Settore pasticceria, settore ristorazione, settore pizzeria, sono proprio tanti amici io che si stanno proprio più che lamentando. Diciamo più che lamentando, stanno quasi piangendo il giorno, perché non sanno come pagare le spese di affitto, le spese di gestione IVA, gestione del carburante per chi ha carburante, il metano, spese di energie elettriche. Queste non si è fermato niente, anzi arrivano con 15 giorni in ritardo, ma stanno arrivando. Noi per quanto riguarda il mio settore, ripeto, siamo fortunati. Perché anche se siamo sul 50-60% delle vendite, perché giustamente le persone vengono una volta ogni 3-4 giorni invece di venire giornalmente, comprano un po' di pane in più, però magari se gli resta il pane del giorno prima se lo mangiano. Prima magari. Ecco, questo l'avete riscontrato, che la gente viene ogni 2-3 Sì, giorni. per quanto mi riguarda sì, non vado a vedere in altri punti vendita, dipende poi la zona. Io qua lavoravo tantissimo con la scuola qua che c'è vicino a me, i genitori me ne passavano tutti a prendere il pane qua. E purtroppo è un mese che a me manca almeno il 50% della vendita. Quindi lei parlava prima dei suoi colleghi, che questo è un dramma per i suoi colleghi, perché lei tra virgolette qualcosa incassa, diceva, però i Diciamo, colleghi. incasso per pagare le spese, voglio dire che ci sono vive, ripeto, perché gli affitti, energia, queste sono spese che purtroppo dobbiamo affrontare. Tasse, anche se slittano, poi a fine maggio, si accumuleranno con quelle di giugno, non è che. Quindi aspettiamo un aiuto da parte del governo, altrimenti veramente non so come ci possiamo mettere alla fine.